Buonasera amici sportivi, appassionati di calcio, rieccoci, il nostro consueto appuntamento dedicato proprio all'informazione dello sport dilettantistico di casa nostra. Abbiamo avuto ospite ieri sera il vicepresidente vicario della Lega Nazionale Dilettanti, Patrick Pitton, per tutti gli aggiornamenti, tutte le specifiche, anche per quello che riguarda insomma, il tesseramento dei calciatori ucraini, piuttosto che insomma, le novità e le prime indiscrezioni sul futuro dei campionati e su quelle che saranno le nuove regole dopo la fine dello stato d'emergenza. Questo che cosa ci ha comportato? Che insomma non abbiamo dovuto spostare la classica puntata di analisi del turno di campionato del lunedì al martedì sera. Con chi? Sempre con il nostro graditissimo ospite, Alberto Zamprogno, giornalista di Veneto Gol e della Tribuna. Buonasera Alberto. Ciao Alex, grazie per l'invito e un saluto ai telespettatori. E insomma, l'analisi questa settimana la facciamo il martedì, ma ci sono comunque tante cose da dire. Non si è giocato il turno di campionato in Serie D, quindi un focus speciale sul campionato di eccellenza questa sera. Io chiedo alla regia di Alessandro Costa Curta di favorirci con i risultati del girone A di eccellenza. Eccoli qui, pronta la nostra regia. Alberto, allora, velocemente i risultati più eclatanti sono il 2-1 dello Schio, vittoria fondamentale in chiave play-out contro il Santa Lucia Golosine. Poi, attenzione, il Montecchio che batte 2-0 il Garda e il contemporaneo pareggio del Villafranca 1-1 sul campo del Valgatara. Il Vigasio vince sulla Belfiorese, cade il Cornedo in casa contro il Pescantina settimo. Guardiamo adesso un attimo la classifica del girone A di eccellenza. Perché? Perché alla luce di questi risultati, dicevamo, un pochino le cose cambiano, il campionato si riapre. Guardate in vetta, insomma, Villafranca 53, Montecchio Maggiore 49 e Vigasio 48, quindi una lotta serrata per il vertice. Guardiamo anche la parte bassa della classifica, lo Schio che sale a 17, a meno 1 dal Garda, quindi potrebbe insomma arrivare chissà un aggancio o un sorpasso. E poi insomma il resto, insomma, l'abbiamo già detto più volte, è un girone che si divide un po' in tre blocchi: quelli che corrono per il primo posto, una parte centrale della classifica e poi la bagarre salvezza. Alberto, partiamo da un commento generale su questo turno di campionato. Allora sì, è un turno di campionato che nel girone A ha riaperto ufficialmente la lotta al vertice, perché il Villafranca, che fino a qualche settimana fa con il suo record di vittorie aveva avuto addirittura un vantaggio di 9 punti sul secondo posto, adesso è soltanto a 4 lunghezze dal Montecchio e a 5 dal Vigasio. Quindi le prime tre in qualche modo possono giocarsi tutto, cioè si può arrivare primi e fare un determinato triangolare, secondi e fare l'altro triangolare, o arrivare terzi, che purtroppo vuol dire rimanere sicuramente in eccellenza. Non era facile comunque la trasferta del Villafranca sul campo del Valgatara, perché hanno cambiato campo, sono tornati sul vecchio terreno per questa partita, che è molto piccolo. E resta il fatto che le prime tre stanno andando a mille. Basta considerare che il Vigasio, che qui è terzo, sarebbe primo con i suoi 48 punti negli altri due gironi di eccellenza. Il Montecchio, è vero, continua a vincere, a rosicchiare punti, ennesimo gol di Casarotto, primo gol in biancorosso per Mangeri nell'ultimo turno. E però non dimentichiamo che il Montecchio ha anche la Coppa Italia, che la giocherà domani in una partita decisiva a Lignano, in cui chi vince va ai quarti, mentre in caso di pareggio con lo 0-0 salve il sorteggio, dall'1-1 in su passa il Montecchio. E diciamo appunto che la squadra più in forma delle prime tre è comunque il Vigasio, che dopo il pareggio inaugurale con lo Schio le ha vinte tutte nel girone di ritorno. E allora invece hai citato lo Schio, due parole sulla formazione giallorossa.
che insomma, vince questo scontro diretto con il team Santa Lucia Golosine. Quali sono le prospettive immediate insomma, per lo Schio? Nel senso, adesso prossimo turno proprio contro il Villafranca, quindi partita sicuramente difficile, ma lo Schio può sperare di agganciare diciamo, non solo il Garda ma magari anche qualche altra squadra, o tu prevedi che insomma, alla luce anche del distacco che c'è, i giallorossi dovranno puntare tutto su arrivare al miglior piazzamento possibile e giocarsi poi i play-out? Sì, secondo me lo Schio è destinato a disputare i play-out cercando di ottenere il miglior piazzamento possibile. Sicuramente l'ultimo turno è stato perfetto per i giallorossi per vari motivi. Innanzitutto hanno interrotto la striscia di 6 sconfitte di fila condite da un solo gol fatto, quindi si sono sbloccati. E soprattutto tutte le altre formazioni di bassa classifica hanno perso, quindi lo Schio ha guadagnato 3 punti su tutte. In questo modo diciamo, ha scongiurato un po' il rischio di arrivare ultimo, che vorrebbe dire retrocessione, e come dicevamo l'altra volta ha anche scongiurato, almeno per adesso, il rischio di trovarsi penultimo o terzultimo con il famigerato meno 6 punti da chi sta sopra, che vorrebbe dire retrocedere senza i play-out. Il distacco però dalla sest'ultima, che è la Virtus Cornedo, rimane di 9 punti, quindi con 5 giornate al termine, perché l'Eccellenza, ricordiamo, ha solo 5 giornate al termine, 9 punti sono difficilmente recuperabili. Sì. Però ripeto, lo Schio se la giocherà, ha anche scontri diretti, mi pare, con il Mozzecane e il Gatta. Sì, esatto. Ce la metterà tutta, insomma. Assolutamente. Ci spostiamo adesso nel girone B di Eccellenza. La regia adesso ci agevola mostrandoci i risultati. Eccoli qua, pronti. Anche qui un turno su cui c'è tanto da dire. Intanto l'Arcella che pareggia 1-1 contro il Camisano. Il Bassano che continua a vincere, anche se insomma i gol arrivano nel finale, però è una vittoria importante contro il Fanalino Scardovari. Il Calvinoale che affossa, batte 1-0 il San Giorgio in Bosco. Il Giorgione che si riprende, insomma, e quindi dopo la sconfitta proprio col Bassano torna a vincere 2-0 in trasferta sul Pozzanovo. Cade il Borgoricco Campetra contro un Abano che è in grande spolvero. Guardiamo anche la classifica del girone B di Eccellenza, perché insomma, come dicevamo, questa striscia di risultati utili del Bassano porta i giallorossi al terzo posto insieme al Borgoricco Campetra, 37 punti, il Giorgione è a più 7 primo, l'Arcella insomma è a più 5, quindi insomma un distacco che non può di certo far dormire sonni tranquilli in casa padovana. Guardate anche il fondo della classifica con il San Giorgio Scardovari, Albignasego e Abano che sono tutte lì insomma a portata di stravolgimenti della classifica, insieme chiaramente anche alla Robeganese. Quindi campionato anche qui aperto. Alberto, che cosa ci dici? Beh, allora il Bassano, che ha centrato la 6ª vittoria di fila, secondo me deve fare la corsa sull'Arcella per arrivare al secondo posto. E adesso abbiamo visto che ci sono 5 punti di distanza dal secondo posto, che potrebbero diventare 4 domani, quando il giudice sportivo dovrebbe infliggere la sconfitta a tavolino ai padovani per le note vicende dei cambi sbagliati di 10 giorni fa. E nel prossimo turno ci sarà Giorgio Narcella, quindi con le giuste combinazioni il Bassano domenica potrebbe addirittura essere a un punto dal secondo posto, il che è uno scenario incredibile se consideriamo la situazione di qualche settimana fa, senza dimenticare che il Bassano ha gli scontri diretti favorevoli sia contro l'Arcella sia contro il Giorgione tra andata e ritorno. Giorgione che appunto si è rimesso in moto vincendo a Pozzanovo. Assolutamente, noi abbiamo anche i gol del Bassano, il video con i gol del Bassano che chiedo alla regia di mandare in onda, perché la squadra giallorossa ha vinto, dicevamo, 2-0 contro lo Scardovari. Alberto, ti aspettavi obiettivamente un exploit del genere del Bassano di mister Pontarolo? Nel senso, insomma,
C'è chi dice che il Bassano abbia trovato la quadra perché si è all'inizio, insomma, deresponsabilizzato. Ne facevi accenno anche tu in una delle tue analisi proprio qui con noi nei nostri studi, cioè alla ripresa del campionato del girone di ritorno tanti davano ormai per spacciato il Bassano, quindi insomma ha iniziato a scendere in campo senza quella pressione, quell'obbligo di vincere a tutti i costi. Forse questo ha aiutato mister Pontarollo, oppure insomma semplicemente il Bassano è cresciuto, serviva tempo e quelli davanti hanno dimostrato di non essere proprio infallibili. Sì, è una somma di fattori. Io continuo a pensare che il Bassano abbia avuto una minor pressione mentale nel girone di ritorno, proprio perché, tra virgolette, fuori dai giochi, e questo gli ha permesso di giocare con una maggior serenità. Poi va detto sì che c'è stato il cambio di allenatore, può essere anche una questione atletica che comunque sarà decisiva da qui alla fine. Ne parlavo anche ieri con il presidente del Giorgione, la condizione atletica delle squadre anche con i primi caldi sarà davvero determinante, anche perché poi è molto lunga la questione dei triangolari. E comunque è vero, le acque rallentano, perché l'Arcella nelle 8 partite del girone di ritorno ha collezionato soltanto 12 punti, che potrebbero diventare 11 domani. Assolutamente. E adesso scendiamo in promozione girone B, anche qui piccola presentazione tu, Alberto, perché parliamo di Marosticense, parliamo di la Rocca Altavilla. Sì, allora qui la Marosticense non ha più, come si suol dire, il destino nelle proprie mani. Ha perso 3-0 con il Caldogno, che comunque è la quarta forza del girone, ed è seconda, la Marosticense, a meno 4 dalla vetta, che però potrebbe diventare un meno 1 domani, perché alle 14.30, orario un po' insolito, ci sarà il recupero con il Marola. Ho notato che la Marosticense fatica a vincere con le prime della classe, perché con la Rocca ha pareggiato andata e ritorno, con il Caldogno ha fatto un punto in 2 partite, con il Chiampo ha perso, con il Sarcedo invece è riuscita a vincere. La Rocca, che ricordiamo ha ancora il discorso del trofeo Veneto, ha quasi ipotecato la finale, e comunque da qui alla fine la Rocca Altavilla deve ancora affrontare avversari come Caldogno, Sarcedo e Chiampo, quindi ancora tutto aperto secondo me nel girone B al vertice. Tutto aperto nel girone B, tutto che invece sembra di nuovo chiudersi, scongiuri a parte e scaramanzia a parte, nel girone di promozione, perché l'Eurocalcio in questo, o meglio l'Eurocassola in questo 2022 sembra conoscere un solo verbo: vincere. Sì, e anche gli avversari sembrano conoscere un solo verbo: rallentare, diciamo, nel senso che ormai non passa giornata che l'Unio Eurocassola guadagni punti. Adesso sono 11 sul Bedelago, quest'ultimo ha pareggiato con il Val Brenta. Per l'Unio Eurocassola 6 vittorie su 6 nel 2022, 20 gol fatti, un solo gol subito. Vedevo l'altra volta ospite nella tua trasmissione un loro dirigente, e credo che forti del calo che avevano avuto nel girone di andata non faranno assolutamente questo errore, quindi mentalmente secondo me sono concentratissimi, e quindi penso che abbiano ormai ipotecato la promozione, senza dimenticare comunque che il Favaro potrebbe diventare vice capolista se vincesse il recupero con il Dolo, che deve essere ancora disputato. Alberto, 30 secondi prima di salutarci, c'è un'altra partita che insomma ha catturato l'attenzione di tanti: Fontanivese Rosà. Vince la Fontanivese 3-1. Sì, è una partita che in pratica metteva in palio il quinto posto in classifica, che ovviamente non dà sbocco a playoff, come è noto, perché non ci sono, però per la Fontanivese credo sia un ottimo piazzamento, considerando che è una neopromossa, considerando appunto che sta facendo un campionato assolutamente da ricordare. Assolutamente, campionato di ottimo livello per i padovani. Noi ringraziamo Alberto Zamprogno per essere stato anche questa settimana in nostra compagnia, con i suoi numeri, le sue statistiche, le sue analisi sempre precise. Alberto, ci rivediamo fra 7 giorni per continuare a commentare il turno di campionato di domenica 27 marzo. Noi adesso ringraziamo
Alessandro Costa Curta alla regia. Ringraziamo tutti voi che ogni sera sempre più numerosi ci seguite e appuntamento a domani.